Una cosa che mi succede molto spesso di sognare è gareggiare in una Coppa delle Nazioni. Allora, diciamo che la passione è nata grazie a mia mamma, perché io vivo in una famiglia di quattro fratelli, dove mia mamma fin da giovane va a cavallo, fa categorie amatoriali e quindi piano piano crescendo ci siamo appassionati tutti all'equitazione. Per me i cavalli sono la vita, perché io fin da quando ero bambino, dalle medie più o meno, ho deciso che questo sarebbe stato il mio percorso di vita e non l'ho mai lasciato. Continuo a intraprenderlo e faccio di tutto per... Una cosa che mi succede molto spesso di sognare è gareggiare in una Coppa delle Nazioni. Hai altri hobby o passioni? No, mi dedico 365 giorni l'anno, 24 ore su 24 ai cavalli. Quindi i cavalli faranno parte del tuo futuro? Speriamo, sicuramente comunque sia nella mia testa. Un tuo pregio in sella? E riesco a rimanere abbastanza tranquillo. Un tuo difetto? E il mio difetto, mi faccio prendere tanto dalla gara alle volte, nel senso sono molto competitivo, in un barrage non difficilmente cerco di gareggiare per arrivare secondo. Convinci la giuria a convocarti come partecipante? Allora, sicuramente avrai notato che sono simpaticissimo, quindi no, ma al di là di questo, sono una persona che a cui non noia il lavoro, mi piace molto lavorare, se con i cavalli ancora di più, ovviamente tutto ciò che riguarda i cavalli, pulizia, eccetera, eccetera. Secondi per finire la tua descrizione. Partendo dal nome? Quando sei pronto, anche se vuoi. Io il via e poi quando vuoi. Ok. Vai. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Gianmaria Gabriele Prete, ho 19 anni. E mi descriverei come una persona abbastanza solare, e una persona capace di unire un gruppo. E sono molto scherzoso e divertente, anche se per le cose mie molto preciso. E niente, che dire. Mi sono un attimino... Va bene, guarda, 30 secondi passano, non hai perso il tuo momento.